Il tempo passa, il corpo si evolve, ma come si deve evolvere il tuo allenamento? Il tempo passa per tutti, il corpo si evolve, matura e sappiamo che continuare a fare attività fisica è ovviamente una cosa molto importante, però raramente ci poniamo il problema di come far evolvere anche il nostro piano di allenamento, cioè nella mia esperienza ed è capitato anche a me con il passare del tempo, proviamo in un certo senso a tener duro, no? Proviamo a continuare a fare le cose che facevamo per esempio a 20 anni, a 25 anni, quindi nella fase di picco della nostra prestazione fisica, in maniera un po' ostinata e così facendo molto spesso andiamo incontro ad infortuni, ma anche a volte a una certa difficoltà a continuare a vedere i risultati che speravamo di vedere. Questo aspetto l'ho notato in varie tipologie di sportivi, sia in quelli di resistenza a lunga durata che continuano a ostinarsi a fare prestazioni sempre migliori o sempre più lunghe, passando dalla maratona all'ultramaratona, le gare super lunghe, tutte cose bellissime, però cose che aumentano, diciamo, il logorio del nostro organismo e anche negli atleti invece più di forza, di potenza, in palestra, cioè c'è sempre questo desiderio di paragonarsi a chi eravamo e cercare di migliorare da lì, ma senza cambiare le regole del gioco. E invece io credo che sia importante imparare a cambiare le regole del gioco perché il nostro corpo non rimane lo stesso con il passare degli anni. E ci sono alcune cose che secondo me sono molto importanti e lo sono state nella mia esperienza. Te le voglio citare qui sperando che siano di aiuto a te. La prima è che con il passare del tempo il recupero non è lo stesso. A 20-25 anni o comunque prima dei 30 anni è facile recuperare, si può caricare veramente tanto e si recupera veramente in fretta e l'organismo perdona anche cose che non facciamo benissimo. Per esempio, magari non dormiamo a sufficienza eppure troviamo l'energia per fare un nuovo allenamento molto pesante. Beh, col passare degli anni non è più così e è assolutamente conveniente iniziare a curare i propri recuperi in maniera molto più ordinata e precisa, a partire da quanto dormiamo e dalla qualità del sonno, ma non solo, anche la frequenza, per esempio, degli allenamenti, che magari è bene ridurre un pochino. E il recupero non va più visto come succede spesso nello sportivo giovane come una perdita di tempo. Il recupero è fondamentale perché è il momento in cui l'organismo si adatta agli stimoli che gli hai dato e può migliorare. Ecco, con il passare degli anni questa fase d'adattamento è un pochino più complicata e richiede più attenzioni. Secondo punto molto importante è la tecnica di allenamento, la tecnica di esecuzione, la biomeccanica, cioè se fino a una certa età il corpo riesce a compensare bene anche quando non eseguiamo gli esercizi in maniera super corretta o quando la biomeccanica del gesto in cui ci stiamo specializzando non è ottimale, è sempre sbagliato questo, ma fino ad una certa età il corpo magari riesce a compensarlo, dopo una certa età non è più così e quindi conviene prestare molta più attenzione a come eseguiamo gli esercizi, alla nostra postura, a come corriamo, alla biomeccanica dell'esercizio che stiamo facendo, perché il diciamo rischio di farsi male, quindi il rischio di infortunio diventa molto più alto e purtroppo, fattore aggiuntivo problematico, il recupero dagli infortuni con il passare del tempo è molto più lento. Altro aspetto fondamentale, lo è stato per me e penso che lo sia per molti, è dare più spazio e più attenzione all'allungamento, allo stretching, alla flessibilità. Io non sono mai stato particolarmente flessibile, ahimè, ma appunto fino a una certa età non ho notato grandi problematiche legate a questo, le ho notate dopo e ho dovuto mettermi veramente in maniera più seria a dedicare tempo allo stretching, all'allungamento, a fare magari un pochino di yoga, introdurre alcuni aspetti del Pilates in modo tale da permettere ai muscoli di rimanere flessibili
mobili, elastici, perché una delle cose che indubbiamente accade con il passare degli anni è che diventiamo strutturalmente più rigidi. E dunque, se l'attività fisica, invece di compensare questa tendenza a una maggiore rigidità, addirittura la esaspera e la peggiora, non otteniamo un buon risultato. Ultimo punto, ma non ultimo per importanza, è che l'alimentazione con il passare degli anni diventa veramente prioritaria. Se in uno sportivo giovane l'alimentazione può essere anche non curata al meglio, anche questo non è mai l'ideale, ma può accadere, magari non ne risenti nemmeno più di tanto in termini di prestazione, e addirittura per tanti vale ancora la regola. Io faccio tanto sport, quindi poi posso, diciamo, concedermi un po' quello che voglio in termini nutrizionali. Errore anche per i giovani, ma comunque finché sei giovane questo è possibile. Quando vai un po' più in là con gli anni, e io è evidente sono ben più in là dei 30, anzi sono più in là dei 50 per dirla tutta, quindi l'adattamento, diciamo, deve essere progressivo, devi continuare a lavorare su queste cose. Ecco, l'alimentazione diventa veramente fondamentale, cioè senza un'alimentazione curata, attenta e tendenzialmente minore, perché con il passare degli anni il metabolismo energetico comunque si riduce e dunque non puoi permetterti quella quantità di calorie che ti potevi permettere da giovane. Ecco, senza tutto questo si corre il rischio di fare grandi sforzi in allenamento, ma di non essere comunque nella forma che desideri avere, proprio perché l'alimentazione non è curata abbastanza. Poi c'è un ultimo aspetto, secondo me, molto importante. Io ho cominciato tutta la mia attività per via della mia passione, per l'allenamento e lo sport. Ho finito con lo studiare, laurearmi in medicina, poi, entrare nella scuola di specialità di medicina dello sport, proprio perché mi interessava molto la metodologia dell'allenamento, la nutrizione sportiva, eccetera. Poi sono finito a lavorare con gli astronauti, curando in particolare questi aspetti, e quindi il nocciolo duro delle mie conoscenze deriva da quello. Però, secondo me, è importante che tutti sviluppino delle conoscenze adeguate nel campo dell'allenamento per potersi autogestire. Senza nulla togliere ai tantissimi bravi personal trainer, ci mancherebbe, è importante però anche per il personal trainer lavorare con una persona consapevole e con un livello adeguato di conoscenze di se stesso e delle metodologie utilizzate per ottenere veramente risultati, buoni. Quindi un certo grado di cultura, se lo sport fa parte della tua vita, un certo grado di conoscenza, se l'allenamento è una pratica quotidiana per te, è fondamentale, perché capirai meglio come autogestirti, capirai meglio come interfacciarti con un personal trainer quando vuoi quel qualcosa in più. E se, passami il termine, non è offensivo, ma se rimani ignorante sulle variabili fondamentali che governano l'adattamento del corpo, i carichi di lavoro, l'intensità, il volume, la frequenza d'allenamento, se rimani completamente ignorante di questi temi, farai sempre fatica a trovare la tua forma migliore, che, ripeto, magari non sarà la forma migliore di un ventenne, ma può essere sempre la tua forma migliore per gli anni che hai. Quindi, se ti interessa capire qualcosa in più, in maniera scientifica e precisa su come si costruisce un allenamento, trovi nella descrizione di questo video il mio corso Costruisci il tuo corpo, che è tutto dedicato a quelle persone che vogliono acquisire conoscenze scientifiche su come allenarsi al meglio, indipendentemente dall'età che hanno.